Valeria, sì? Valeria, tutti ti avranno riconosciuto a quest'ora, anche se è passato tanto tempo dalla tua prima esibizione. Valeria Fabrizi! Vic! Oh, Vic, stanno venendo, sono furiosi! Hanno saputo che ieri allo sciopero degli uomini di Bradley tu non c'eri, capisci? E non ci sarò nemmeno stasera a Bedford! Il mio amore nei suoi riguardi verso Giorgia. Io sono felice, sono felicissima. Eccomi qua. Valeria non hai cuore. Lo so, te l'ho rubato io. Il cuore, ma tu mi stai rubando il posto, scusa. When you kiss me, fever when you hold me tight. Una settimana che ero bloccata con la schiena e lui soltanto appoggiando le mani mi ha guarito. Grazie. You get me fever. Eccole, sì. Meravigliose Valeria e Giorgia, buongiorno. Buongiorno. Ciao, come bene. State? Bene, grazie. Ti sei già commossa tu, sei già partita, eh? Cos'è? Che cos'è che ti ha a vedere quelle immagini in bianco e nero? Che piccolina che è. È come vedere mia figlia, un'altra figlia. Perché? Quando mi rivedo, non lo so, c'ho questa... È tutto un rinascere. Ogni cosa è un ricordo. Ogni cosa è un ricordo. Perché dici come un'altra figlia? Che vuol dire? Perché non vedo che sono io giovane, capito? È un'altra persona. Non lo so perché mi succede questo, ma da sempre, quando mi rivedo giovane, questo è stato un momento incredibile. Mi stavo sentendo male perché non me l'aspettavo. E lei, che balla molto bene, meglio di me, sì, mi diceva, non è questo il passo. Siamo in linea? Sì. Allora, c'è una sorpresa. Io chiedo silenzio in studio perché sono emozioni... che veramente viviamo un po' tutti quanti, perché ti vogliamo bene, il pubblico ti vuole bene, anche ovviamente a Giorgia, però sei entrata nel cuore delle persone, degli italiani, lo sai, e anche attraverso le tue emozioni, anche le tue lacrime, a volte di tristezza, a volte di gioia, c'è una forte identificazione in te, secondo me, proprio come personaggio. E c'è una bellissima sorpresa che tua figlia ha voluto farti. Tua figlia è qua, guarda, mettiamolo qua alla messa in onda. Quando mi chiedono cos'è per te la tua mamma, dico sempre la mia più grande amica ed il mio più grande amore. Il nostro è un rapporto veramente speciale, un cordone ombelicale che non si è mai staccato e che dà sempre la mia linfa e la mia energia. Lei è la mia forza, il mio riferimento, il mio esempio di vita, il mio porto sicuro. La mia compagna di balli, viaggi, risate, decisioni e condivisioni, che sa sempre trovare la parola giusta e che mi ha insegnato a vedere il bicchiere mezzo pieno anche nei momenti di difficoltà e che mi fa innamorare della vita ogni giorno. Buona, generosa, empatica, sensibile, lavoratrice, umile, ironica, solare, meravigliosamente disordinata. Sono fiera di avere una mamma così e se oggi sono la donna che sono, lo devo solo a lei e non finirò mai di dire grazie mamma, I love you. Io poi dovrei alzare, andare di là, farmi dare una scatola di Kleenex. Grazie. Fazzoletti, per favore. Pure lei, andiamo bene. Ma che è rapporto di due sorelle il vostro, sì. Cioè, no? Sì. Ci consigliamo. Ogni giorno noi ci raccontiamo la giornata, come è andata, e ci diamo i consigli e tiriamo delle somme per vedere di migliorare tante comunque cose. I fazzoletti servono per tua figlia, non più per te. Sì, sì, ma è regolare. Infatti io no, una commozione. Ogni volta che vedo la mia famiglia, vedo lei, vedo noi, devo parlare di noi, mi si apre proprio un... Va bene, allora apriamo dunque le danze. Sai, con queste immagini che sono dedicate a voi e le abbiamo preparate proprio in onore
a questo grande e bellissimo rapporto madre-figlia, ma di due donne. Ecco, io vorrei adesso un attimo scindere, dividere la mamma e la figlia, ma vorrei parlare delle due donne. Due donne, due professioniste, due anime bellissime, speciali, generose, buone, ma soprattutto due donne che se la sono sempre cavata un po' da sole nella vita. Sì. Dedicato a voi, guardate. E chiedimi tu come stai, se ancora io non l'ho capito, e se domani partirai, portami sempre con te. Sarò tra le luci di mille città, tra la solita pubblicità, quella scusa per farti un po' ridere, e io sarò quell'istante che ti porterà una piccola felicità, quella stupida voglia di vivere sempre. Sempre. Sarà che tra tutto il casino sembra primavera. Sarà che la vertigine non mi fa più paura e guardo giù. O forse sei tu. O forse sei tu. Grazie. Bellissimo. Grazie. C'è qualcosa che ti fa paura, Valeria? La malattia. Se parliamo in questo. Io ho avuto un tumore, mi hanno tolto un rene, ma è come se non mi fosse accaduto nulla. Però ogni tanto ci penso, perché la malattia molte volte abbrevia la vita. Io vorrei essere non eterna, ma vivere a lungo. E dico sempre, se non avessi una figlia non mi interesserebbe andarmene quando è il momento che Dio vuole, ma avendo lei vorrei vivere più a lungo. Combatti per lei? Eh? Combatti per lei? Sì. Sei attaccata alla vita per lei? Sì. E secondo me Dio ha dato alla mamma una femmina perché sia l'amica sincera nella sua vita. L'amica più grande. E io ho avuto questa fortuna. Ci sono mai momenti in cui avete avuto degli scontri, invece, dei confronti accesi, in cui mamma non era d'accordo con te per alcune tue scelte? Ma dunque, sì, ci sono stati dei momenti in cui sicuramente ci siamo scontrate, però poi troviamo sempre, abbiamo sempre avuto un dialogo. Un grande dialogo tra di noi. Lei è la mia migliore amica, per cui, ovviamente nel rispetto della figura materna. Sì, perché per il momento sono mamma. Perché poi è una che mi riprende, mi tratta delle volte ancora come fossi una bimba. Però oggi abbiamo avuto degli scontri, però poi sempre risolto. Cioè, non c'è mai stato un periodo che mia madre non ci siamo parlate o abbiamo litigato. Cioè, magari discutiamo, poi dopo un'ora ci scriviamo. È sempre stato così. Com'è andata quando mamma si è ammalata? Che cosa quando duro è stato? Perché per me è stato muore ecco, rene, quando mi insomma, chiedono uno dei momenti più brutti. Non è una brutti, passeggiata. Dopo la scomparsa del mio papà è stato quando mi hanno dato la notizia. Ero tranquilla nel senso che mi hanno già rassicurato i medici che sarebbe andata bene, però ho avuto tanta paura. In quel momento anche perché dovevo essere forte con lei e con me stessa, e quindi sono figlia unica, siamo sempre io, lei ed io, e non è facile, cioè noi siamo molto forti insieme, però insieme, anche separatamente, però in quel momento mi sono sentita quasi sua madre, cioè dovevo proteggerla, dovevo tutelarla, dovevo trovare le parole giuste per comunicargli questa cosa, questa scoperta. Però lei ha alleggerito tutto, perché per esempio prima di entrare in sala operatoria ha fatto un balletto nella camera. Ecco, questo lei per tranquillizzare. Ma veramente? No. In ospedale. Sei unica, guarda, sei unica. Per tranquillizzare me. Incredibile. Un'altra sorpresa per te, Valeria. Era il 1964, tu e Tata Giacobetti vi siete dichiarati amore eterno. E allora vogliamo rivivere quelle immagini di un matrimonio da favola.
amato solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Mamma mia, come che... avete questo materiale? Io infatti lo immaginavo, perché ho detto, vedrai che... Da quanto tempo è che non vedi queste immagini? Tantissimo, anni e anni. Perché avevamo, mi pare che Tata aveva preso un fotografo che dice ci penso io con la telecamera. Non ha mai tolto l'obiettivo, quindi non c'è rimasto proprio un ricordo. Niente. Allora. Però questo ti rimane. Questo mi rimane, questo credo che sono sia le Tech Rai. Certo. Ah. E guarda cosa abbiamo trovato fuori, il ventaglio 1960, quando vi siete fidanzati, tu e Tata, il pubblico televisivo impara piano piano a conoscere il vostro amore. Guarda, guarda cosa abbiamo trovato. Eccomi qua. Valeria non hai cuore. Lo so, te l'ho rubato io. Il cuore? Ma tu mi stai rubando il posto, scusa. Lo sai, no, com'è questa cosa? Vuoi presentare tu? È chiaro che devo presentare io. Almeno no. Fallo in nome del nostro amore. No. Al cuore di una soubrette non si comanda, caro. Una soubrette può cedere su tutto, su tutto, tranne che sul primo camerino, sul primo nome in manifesto, sulla passerella, sui fiori al debutto. È chiaro, il posto in prima classe, il miglior albergo... Ma sai, non siamo mica in rivista, Come non siamo in rivista? Siamo qui per presentarla. Ma scusa, ti prego, con la rivista basta, non ne voglio più sentire parlare. Tata, come usi del male della rivista. Senza la rivista forse non ci saremmo mai incontrati. Infatti, hai ragione. Effettivamente, se noi ci conosciamo è per meglio della rivista. O meglio, è per colpa di D'Apporto. È vero. Ti rendi conto? È vero, sì. Beh, è stata una grandissima coppia televisiva. Francesco, Fradella, ciao, buongiorno. Ciao Eleonora, buongiorno. Allora, devo dire che mi sono emozionato innanzitutto nel vedere, nell'ascoltare questa intervista. Saluto entrambe. Io non le conosco personalmente, però devo dire che dietro questa intervista c'è tanto amore. La preziosità poi delle Tech Rai, che ci hanno riconsegnato anche dei momenti, credo che Valeria non vedeva quelle immagini da una vita, no? Quindi ho percepito nel suo volto tanta emozione. Una coppia che ha fatto sognare in televisione, che ha fatto sognare sui giornali dell'epoca. Lui era ma uno oggi dei componenti invece... del quartetto Cetra. Per cui, insomma, quindi la storia della musica, dello spettacolo italiano, oggi fa sognare d'Italia. Questa coppia, cioè questa. Certo, fa sognare oggi invece questa madre e questa figlia, questo rapporto unico. Vorrei dire che forse è il rapporto che tutti noi dovremmo avere con i propri genitori, lo dico a Giorgia, quindi lei è un esempio. Complimenti. Grazie Francesco. Abbiamo un altro contributo, ne abbiamo fatti tanti, posso mandarne un altro? Ragazzi. Sì. Tra moglie e marito a mettere il dito è Lello Bersani, in aria condizionata 1966. Mandiamo questo, dai, così bello questo materiale. Guarda. Mamma mia. Valeria Fabrizi in Giacobetti. Dunque, tu sei cantante, perciò non canti. Valeria, come canti? Io te lo dischermo molto bene. No, come canti? E so ballare anche molto bene, sa? Avevamo chiesto come canti. So anche cavalcare. Hai capito bene la domanda? Come canti? Scusa, eh? Ah, come canto? Beh, io canto come mio marito. Brava. No, brava. Un momento, mi lasci finire. Volevo dire che io canto come mio marito recita. Ah. Beh, complimenti lo stesso. Scusa, non ho capito bene. Affari vostri, tra voi. Ho capito. No, comunque guarda, mentre io recito per scherzo, travolto dagli eventi, mia moglie da qualche tempo canta seriamente. Ne eravamo sicuri. Io ho perso un bimbo. Dimmi, Valeria. Mi sono ancora legata di più verso mia figlia, l'ho curata. Ho rinunciato anche a lavorare, era il momento...
per me importante della carriera. Invece perché, non ho avuto... perché forse non ti hanno, non ti hanno sentito, perché stavamo nel... perché stavi raccontando di avere... Che il mio rapporto con Giorgia si è fortificato, mi è stata di grande aiuto, perché io ho perso un bimbo che aveva 3 mesi e quindi io ho rinunciato alla carriera, al mio lavoro, e mi sono dedicata a lei, a fare la mamma, che era il modo più bello che potessi fare. E quindi ecco perché dico sempre che bello, bisogna capire quando si è mamme quanto amore si può avere verso un figlio. È immenso, non si può quantificare, perché penso che sia la cosa più bella che uno possa avere nella vita, l'amore per un figlio. E... quindi questo è, ecco perché sono per forte. Cui quando hai perso questo bambino, diciamo, Giorgia ti sei attaccata ancora di più alla tua Giorgia. Sì, e che era anche molto buona come bimba. Sono stata fortunata anche in questo. Molto buona, tranquilla. Sì, e quindi sono andata avanti così. Sai, molte volte le sofferenze ti fortificano, ti danno il coraggio di reagire, e così io sono diventata forte. E lo sei tuttora. Tuttora. E ci hai regalato e ci regali dei momenti veramente preziosi grazie alla tua grande professionalità, al tuo mestiere, che sai fare molto molto bene. E poi a quest'anima gentile che sei, che siete. Grazie. E vi ringrazio di essere state con noi oggi. Grazie. E di averci accompagnato in questo piccolo momento dove abbiamo aperto i cassetti dei vostri ricordi. Grazie.